Valentina Laudonia, siamo a Mazara del Vallo, siamo a fine settembre, qui è ancora estate, c'è chi fa ancora i bagni. Ma chi è Valentina Laudonia? Valentina Laudonia è nata in Argentina, quindi ha nel sangue la libertà della Pampa, se non sbaglio. E poi che cosa è successo? Poi sono nata a Catania e da lì diciamo che dopo varie avventure mi sono avvicinata alla cucina, a questo fantastico mondo fatto di sacrifici ma tante soddisfazioni. Essendo poi, avendo abitato a Catania, sei sotto all'Etna, quindi c'è il fuoco dentro. Fuoco dell'Etna, appunto, famosissimo liquore tra l'altro, sì. Catania è una fantastica città che mi ha dato tantissimo veramente, mi ha influenzato assolutamente la mia cucina, il mio modo di vedere le cose, mi ha dato veramente tanta forza perché noi siciliani siamo veramente forti e orgogliosi di quello che siamo e di quello che abbiamo. Tu hai detto che la Sicilia ti piace tanto, però poi ti era un po' stretta e per cui hai pensato di andare al di fuori della Sicilia. Dove sei andata? A Bruxelles, che è un'altra bellissima realtà, molto diversa dalla Sicilia, molto, un pochino più grigia. Un po' freddina? Un po' freddina, sì. Rispetto alla Sicilia sì, però è un paese che permette veramente ai giovani di avere una posizione, di avere tanta sicurezza, le persone credono in te, ti danno fiducia e questo è importante per noi giovani perché molte volte, soprattutto in Italia, in un paese così lento, la fiducia ai giovani non viene mai data. Quindi tu lì sei andata a Bruxelles, hai aperto un locale e ti sei messa a cucinare i tuoi piatti siciliani, ma anche con molto estro, con molta fantasia. Quindi i tuoi clienti chi sono e cosa vogliono da te, che cosa apprezzano da te? I miei clienti sono tanti, abbiamo dai siciliani che quando entrano si ricordano della nonna che li cucinava perché si respira veramente un'atmosfera siciliana. Abbiamo persone che amano il mondo gourmet perché comunque facciamo anche una ricerca dei nostri prodotti, dei nostri piatti. E poi abbiamo i giovani anche, questo mi fa veramente tanto piacere perché i giovani che si avvicinano al mondo della cucina sono veramente in pochi, non sono in tanti ed è importante saper mangiare bene ed essere informati veramente sulla qualità e quello che veramente è un prodotto. In più, sai che tu cucini, ma c'è anche una specie di dispensa aperta per i tuoi clienti che possono comprare tutti questi prodotti. Esattamente, sì. Non solo prodotti alimentari, ma come dicevo prima, la nostra è proprio una casa siciliana. Quindi troviate dagli artigiani, agli stilisti, a pittori, artisti, è una galleria d'arte, è un luogo in cui la Sicilia si può esprimere ai massimi livelli. Quindi il siciliano che è lì, che vuole, che ha voglia della sua Sicilia, ti viene a trovare, viene da Valentina, che cosa ti chiede? Che so, una bella pasta con le sarde piuttosto che con qualche cos'altro? Assolutamente, pasta con le sarde, pasta alla norma, caponata, parmigiana, carotina agrodolce, la Sicilia insomma. Una ricetta veloce? Una ricetta veloce a cui sono molto affezionata è il tortino all'ubais, che è un tortino di pesce spada, profumato con del limone, del pangrattato saltato con dell'aglio prezzemolo, del pecorino sardo con un profumo di timo, perché queste pecore mangiano solo unicamente timo, e del pomodoro fresco. Mi dici dove troviamo questo locale? A Bruxelles, Rue de la Régence 13. Magari c'è anche un sito internet? Certo, www.sensibruxelles.it, no, .be. Ma se veniamo a Bruxelles ce lo offri un caffè? Vediamo cosa possiamo fare. Grazie Valentina. No, grazie a voi, grazie mille.